30 agosto, quindi giovedì prossimo, avrà inizio la festa del perdono 2018. Quest'anno sarà una festa naturalmente caratterizzata dalla parte della tradizione, quindi sarà centrale come ogni anno il ruolo della ricordazione storica e del gioco del pozzo, che è una delle attrazioni clou appunto del nostro perdono, che ci permetterà poi di allestire, di far rivivere quindi tutta l'atmosfera del centro storico in un'atmosfera medievale, grazie naturalmente anche alla collaborazione di tante associazioni e di tante realtà di commercianti del centro storico, che quest'anno ancora di più si sono resi disponibili per collaborare con la rievocazione storica e quindi creare un'atmosfera ancora più medievale. Ma oltre alla nostra parte tradizionale, naturalmente non mancheranno gli eventi legati all'intrattenimento, allo spettacolo, alla musica, quindi al divertimento per grandi e per piccini. Infatti tra le novità quest'anno avremo Piazza 20 Settembre, che sarà allestita con tutta una serie di gonfiabili, quindi di giochi a disposizione per i più piccoli, quindi un modo per coinvolgere sempre di più i bambini e le famiglie. Ma tra le altre novità ce n'è un'altra molto gradita, che è quella legata a Piazza della Repubblica, dove ci sarà per la quinta volta l'evento Arti e Fiori, dove grazie alla collaborazione, insomma, il contributo fattivo dell'Associazione Montevarchi Arte e degli Ortoforo Vivaisti, sono riusciti anche quest'anno a creare un evento ancora più ricco, perché ci sarà anche l'intrattenimento di spettacoli sportivi. Infatti il nostro palco non sarà più Piazza 20 Settembre, ma andrà a rendere ancora più ricca l'atmosfera in Piazza della Repubblica, dove ci saranno tantissime esibizioni da parte di numerose associazioni sportive. E ci sarà anche un momento dedicato appunto proprio allo sport attivo, perché ci sarà un campo da pallavolo, ci sarà la possibilità appunto per attuare un torneo per bambini. L'altra grande novità di quest'anno è Piazza Marchesi, ovvero il perdono quest'anno parte dal centro e arriva fino a Piazza Marchesi, dove durante le serate appunto del perdono ci saranno tutta una serie di eventi musicali e di intrattenimento che ci permetteranno di arricchire ancora di più il nostro perdono, arrivando all'ultimo giorno all'8 con il Mercato del Forte. E poi segnalo personalmente un evento a cui tengo molto, che è la tavola rotonda, e si terrà il 6 settembre, dove si parlerà della cura delle donne, della donna nell'arco della sua vita e delle eccellenze del nostro ospedale. L'altra novità a conclusione della serata del perdono, che è il martedì, quest'anno invece le forme di artificio che appunto oggi più che mai creano problemi dal punto di vista di sicurezza e da un punto di vista anche di tutela dei nostri animali domestici, abbiamo deciso di creare un evento nuovo, molto accattivante, ovvero una serata di musica e di divertimento con uno spettacolo di lanterne a LED, che permetterà di illuminare tutto il nostro centro appunto e di concludere simbolicamente con una serata luminosa in perdono.